Radio Più Roma presenta Pillole di Musica e Liturgia, un programma di Agostino Maria Greco a cura della parrocchia San Giuliano. Sono passati quasi 60 anni dalla conclusione del Concilio Vaticano II, un cammino di riforma della liturgia e della musica per la liturgia. A che punto siamo? Dove ci stiamo dirigendo? Sono domande che è lecito porsi, soprattutto in questo tempo in cui, come Chiesa in Italia, ci prepariamo ad accogliere la terza edizione italiana del Messale Romano, un'opportunità unica per riscoprire il valore del canto e della musica nella celebrazione e per intraprendere cammini di formazione liturgico-musicale che conducano ad una vera Ars Celebrandi. Lo scopo di questo programma radiofonico che oggi iniziamo è esattamente questo. Perché il canto? Perché la musica nella liturgia? Perché la parola non basta. Abbiamo bisogno di tanti linguaggi e non sempre la parola è sufficiente. Abbiamo bisogno di un modo per dire il di più, dire qualcosa che va oltre la parola. E quindi il canto assume un'importanza non solamente ornamentale, come ahimè ancora oggi si vede in atto, ma assume un'importanza simbolica, appunto per diventare parte integrante della liturgia, non un accessorio o un abbellimento esterno. Linguaggio simbolico è anche quello, non dimentichiamolo, che ci aiuta ad andare oltre quello che si vede. E quindi anche il canto e la musica nella liturgia svolgono questa funzione, quella di andare oltre. Nelle nostre liturgie il rischio è quello di ridurre tutto a ciò che facciamo o a ciò che diciamo. L'uso del linguaggio simbolico ci aiuta tutti, invece, a riorientare il nostro sguardo, a orientarlo non su noi e su quello che facciamo, ma sul mistero che celebriamo. Perché il canto e la musica, quindi? Perché abbiamo bisogno di caricare di espressione, di importanza, certi contenuti e certi momenti. C'è un bell'inno di Martin Lutero che aveva composto per dei fanciulli, in cui mette in bocca all'angelo che arriva sulla grotta di Betlemme alcune parole. L'angelo dice: «Sono venuto a voi per una cosa importante, ma è talmente importante questa cosa che ve la dirò in canto». Quando c'è qualcosa di importante, noi abbiamo bisogno della musica, abbiamo bisogno del canto. Già nel 1970 i nostri vescovi scrissero un documento in cui dicevano che è importante cantare la messa, piuttosto che cantare nella messa. Un'assemblea liturgicamente qualificata si preoccuperà maggiormente di cantare la messa. La messa non è un contenitore da riempire con qualche canto, ma un rito che richiede anche questo linguaggio. La musica e il canto sono parte integrante, non sono facoltative. La musica non è ancilla liturgie, ma partecipa all'epifania del mistero, contribuisce alla sua riattualizzazione. In Sacrosanctum Concilium sono presenti due parole, munus ministeriale. Sono le parole che indicano la strada da percorrere per la musica liturgica, funzione ministeriale del canto e della musica. Tutto viene collegato al rito e tutto parte dal rito. Qui tutto si ricompone e tutto vi trova cittadinanza. Non è una semplice funzionalità che viene segnalata, come pensano alcuni, ma si recupera all'interno del rito l'elemento simbolico, estetico, solenne, emozionale. Non basta solo cantare, ma occorre celebrare cantando. Ecco la grande sfida della riforma liturgica, una sfida che è ancora attuale.